mio invito personale e anche nella qualità di rappresentante di un'associazione di categoria che è quella dei pescatori, associazione autonoma che non appartiene a nessuna sigla sindacale nazionale e a nessun partito politico, dico a tutto il movimento di protesta degli agricoltori, degli allevatori che stanno manifestando e ottenendo, come dire, visibilità grazie alla scenografia anche sofferta nella presenza dei trattori, mia massima solidarietà, onore alla vostra, come dire, battaglia. Purtroppo la categoria che io rappresento non è in grado, devo dire, purtroppo non è in grado di, come dire, di onorare anche loro, anche noi, questa battaglia, che è una battaglia che ci spetta, visto che purtroppo molti comitati d'affari pilotati dalla politica vanno soltanto a pesca di finanziamenti europei per progetti inutili e spesso mai realizzati o realizzati solo in parte e, come dire, creano danno a quegli operatori che lavorano veramente ma che non godono di nessun finanziamento pubblico. Poi ci sono delle direttive che si devono regolamentare riguardo all'importazione. Importiamo troppo e ci sono delle lobby che hanno interesse a importare. Bisogna, come dire, tutelare la figura onorevole degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori. Chi farà in futuro l'allevatore, l'agricoltore e il pescatore se non li tuteliamo da ora?